tutti ragazzi, benvenuti in questo format Let's Play. E oggi giocheremo a Streets of Rage 4, la versione è quella Xbox One. Prima di cominciare un piccolo ripasso per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Streets of Rage 4 è un picchiaduro a scorrimento sviluppato da Sega, è uscito anni e anni addietro per Mega Drive, Genesis, Master System in versione arcade. Stiamo parlando ovviamente del primo Streets of Rage. Ha avuto altri seguiti, quindi Streets of Rage 2 e Streets of Rage 3, che hanno avuto molto successo all'epoca. E è riconosciuto come uno dei migliori picchiaduro della storia, insieme a titoli del calibro di Double Dragon e Final Fight. Oggi giochiamo il primo stage di Streets of Rage 4. Mi impappino ogni volta, vabbè, ok. Streets of Rage 4. E giocheremo in modalità storia a livello di difficoltà normale, perché non ho voglia di bestemmiare tutti i santi del creato. Quindi ora effettuerò l'accesso. Ok. Vedete, qua ci sono tutte le impostazioni. Selezioniamo la modalità storia. Io avevo già iniziato, come vedete, alcune difficoltà. Eliminerò questa. Nuova partita normale. Ora qui potete vedere al centro ci sono i personaggi standard di Streets of Rage 4: Axel, Blaze, Cherry, Floyd. Adam si sblocca durante il gioco, ma è impossibile non sbloccarlo. Mentre a lato troverete i personaggi retro sbloccabili ottenendo punti durante il gioco. Non è difficile. A destra c'è quindi Streets of Rage 3. Buonanotte. Per cominciare in scioltezza, userò Axel, che è quello più bilanciato. Anzi, se volete dare un'occhiata ai personaggi, potete vedere in extra, info personaggi. Qui vedete le statistiche di ogni personaggio. Axel è più bilanciato, Blaze ha una buona tecnica e velocità, e dopo c'è Cherry o Shane. Quindi torniamo in modalità normale, prendiamo Axel e cominciamo. Per questa run, per questo let's play, skipperò le varie scenette di intermezzo, perché non vi vogliamo spoilerare nulla, vogliamo solo farvi vedere il giocato. Ricordiamo che sto giocando sulla versione Xbox, ma è disponibile anche per PlayStation 4, Microsoft Windows e per Switch. Quindi se avete la Nintendo Switch e volete giocare a Streets of Rage 4, potete farlo. I nemici sono quelli storici della serie, come vedete, i vari Galsia, i Signal, colorati, eccetera. Sono disponibili un set di mosse speciali. Non manca il cibo da terra, insomma, è un picchiaduro a scorrimento classico, facente parte della saga di Streets of Rage. Ecco, per cambiare, quelli che corrono coi coltelli fanno sempre male. Questa versione del gioco nel 4 è stato inserito un sistema di combo, come potete vedere,
che vi dà ulteriore bonus punteggio, utile per superare le fasi e ottenere dei punteggi, cioè dei ranghi elevati per gli obiettivi, altrimenti non servono a un granché. Servirebbero più che altro quando usate la mossa speciale attivabile con la Y o triangolo nel caso di PlayStation 4. Provo a farvene vedere una, che tipo questa. Come vedete ora l'energia ha subito un decremento, ma c'è il colore verde. Verde vuol dire che se io riesco a colpire dei nemici senza subire danni, recupererò l'energia spesa durante la mossa speciale. La richiesta, diciamo, di energia, l'esborso di energia utilizzata con le mosse speciali varia in base alla difficoltà. Difficoltà elevate, l'esborso sarà piuttosto consistente. Adesso in modalità normale è piuttosto contenuto, ma giocando a livello mania o difficilissimo vanno proprio usate con cautela e con parsimonia. Ancora questo col coltello. Io vi avviso, cercherò di trattenermi per quanto possibile, ma ogni tanto potrebbe scapparmi qualche, diciamo, parolaccia, ecco. Per l'appunto. Come in tutti i giochi della serie, se verrete lanciati dai nemici potete atterrare in piedi e ridurre i danni. Basta che premiate il salto al momento giusto. Okay. Essere scagliati contro un'auto non è che faccia bene la salute. Oh, salve Andrea, ho letto ora il commento. Dovete sapere che purtroppo l'app di Twitch per console, almeno per quanto riguarda Xbox, non permette di vedere la finestra di chat, quindi debbo consultare il PC o il cellulare per vedere se qualcuno mi ha messaggio. Pine Pot, quell'insegna che vedete scorrere adesso, è quella storica del presente nel primo Streets of Rage, nel primo livello. Questo è un mid boss, diciamo, un boss di metà livello, abbastanza fastidioso, ecco appunto. Li vediamo di picchiarlo, che se lo merita. Ha la fastidiosa abitudine, questo cubo, cobo, come volete pronunciarlo, ecco, ad un certo punto di far lievitare le armi presenti da terra e scagliarvele addosso, tra legnarvi senza pietà nel suo possesso. Ecco, vedete, ora lui fa lievitare le armi. Consiglio di usare la special difensiva e di recuperare l'energia. Solitamente in questi punti è sempre presente del cibo per recuperare energia. Ok, qui siamo a metà del primo stage. Questi tizi con le mani in tasca che sembrano innocui, in realtà sono fastidiosi perché sferrano calci volanti e testate.
Come vedete, ci sono anche dei pericoli ambientali a terra che danneggeranno voi nemici, in questo caso sono dei fili elettrici scoperti, ma negli ulteriori livelli di gioco ve ne saranno altri. Quindi per oggi vedrete solo questi, visto che tratteremo solo il primo stage in questo let's play. Quello che contraddistingue la difficoltà del gioco, allora, aumentando il livello di difficoltà non aumentano i danni che voi subite dagli attacchi avversari, aumentano il numero dei nemici presenti e la loro energia, la loro vitalità. I danni che voi subirete resteranno invariati. E come detto in precedenza, l'utilizzo delle special richiederà un esborso maggiore di energia da parte del giocatore. Una nota a margine, è interessante che Streets of in Streets of Rage 4, scusate, si può giocare fino a 3 giocatori in modalità locale. In modalità online io ho visto che si possono giocare le partite in 2, magari anche in 3, non ho mai provato. In locale sicuramente sì, si possono fare. Allora, ciao Ciano, benvenuto anche a te. Vi ripeto, non riesco a leggere le chat da console, devo guardare il telefono o il PC. Ah, e questa è Diva, il primo boss del gioco. Picchiamolo senza ritegno. E ciao anche The Real Phoenix Gang. Che avete una fantasia per i nickname che è veramente ammirevole. Le stelline che vedete in terra sono quelle per la special, special che se voi non usate vi frutterà un bonus di punti. Siccome noi vogliamo farvi vedere, ecco la prima special. Vedete che ho utilizzato una stellina. Stilisticamente è davvero fatta bene e questa qui vi fa veramente... Aia. Ecco, mi sa che tirerò le cuoia in fretta se non prendo il polaster, il pollo. Giusto in tempo. Come vi dicevo prima, se avessi giocato un livello di difficoltà più alto non avrei potuto fare tutte quelle mosse speciali, perché ovviamente l'energia richiesta avrebbe consumato un quantitativo maggiore di barra di vita. E adesso però ho anche rotto un po' i maroni questa. Sono 13 stage e... perché qua ecco la prima vita è andata. Boh, uno stage dipende dall'abilità vostra, dall'utilizzo meno delle mosse speciali. 10 minuti, un quarto d'ora solitamente comunque si completa lo stage. Io ho visto che la difficoltà normale per completare l'intero gioco è richiesta circa un'ora e mezza, un'ora e quaranta. Ecco, il primo boss di gioco è andato. Sì, in effetti Ciano, è vero, questa con la catena sembra Andromeda dei Sanseia, anzi Shun dei Sanseia. Pignoli, rango C, veramente scandaloso. E i punti vita accumulati adesso non lo vedete perché io ho già sbloccato i personaggi retro, però c'è una barra che si riempie con dei diamanti. Ogni diamante è un personaggio retro che verrà sbloccato.
Ecco, per oggi la nostra live, il nostro let's play termina qui. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla visione e alla prossima. Ciao a tutti, buona serata.